Siamo nella piazza di Fano, il punto focale di tutto questo Natale, che insomma ce lo siamo lasciati alle spalle come giornata, però insomma è stato un periodo importante per tutta la città. Sì, guarda, direi un progetto veramente in crescita, 3 anni dove la città ha vissuto in modo molto più positivo del passato il Natale, in quest'anno dei weekend veramente animati, quindi siamo molto contenti del periodo trascorso, ma il Natale non è finito qua, anzi siamo diciamo soltanto a metà del progetto, perché è in arrivo uno degli eventi centrali di questo Natale, che è il Capodanno, con un progetto veramente molto interessante. Ecco, proprio a proposito di Capodanno, insomma, le avvisaglie sono le migliori possibili immaginabili, perché alberghi, prenotazioni, ristoranti, insomma ci apprestiamo a vivere un fine barra inizio anno insomma di grande rispetto. Ma sì, guarda, oggi Federalberghi ha emanato un comunicato dove dice che gli hotel della città sono pieni, ci arrivano informazioni per cui anche i ristoranti del centro storico sono tutti pieni, molte le telefonate di persone dal sud delle Marche, ma anche dalla vicina Emilia Romagna o dall'Umbria, che vogliono venire in questo periodo nella città, anche perché sanno che c'è un progetto del Capodanno veramente molto interessante. Proprio ieri siamo usciti su Panorama come una delle piazze che proporrà uno dei migliori progetti, lo chiamano uno dei progetti da non perdere di Panorama, quindi siamo molto contenti di questo. Effettivamente un festival importante della disco music, che porterà degli artisti importanti come Axe Donnell e i Fratelli La Bionda, che proprio nel momento culmine del Capodanno, quindi dalle 11:30 fino alle mezza, si esibiranno proprio qui nella piazza centrale della città, su un tir che sarà allestito appositamente. Sono 17 metri di lunghezza, 70 metri quadrati di palco, quindi veramente una situazione importante che ci apprestiamo a vivere per uno dei momenti più belli di questo Natale.